Eccoci di nuovo assieme, ciao amici! Questa settimana ho deciso di farvi conoscere un po' più da vicino la spiaggia dei veneziani per eccellenza. Vi ho portato, guardate un po', al Lido di Venezia, che con i suoi 12 km di costa è un connubio perfetto tra eleganza di un passato romantico e raffinato e la libertà di vivere il mare. Io sì, quindi seguitemi, Cooking with Elisa, prendete carta e penna perché oggi avete mai provato a fare le mozzarelle in carrozza? Se non l'avete fatto ve lo spiego io, è semplicissimo, ci servono davvero pochissimi ingredienti e poi qui ci va anche la vostra fantasia, questo perché ci servono il pane, noi utilizziamo il pan piuma, ci serve della buonissima mozzarella, mozzarella Soligo e poi l'ingrediente principale che è quello che va dentro a condire la mozzarella in carrozza è a vostra scelta. Bene, allora Giovanni, 30 secondi per preparare questa battuta al coltello, sei pronto? Loco? Pronto Giovanni? Via il tempo! In 30 secondi i nostri macellai e allevatori di fiducia dovranno preparare una battuta al coltello. Ovvio c'è chi preferisce più grossolana, tagliata fine, insomma, con più sale, con più condimento. Noi la facciamo quasi quasi al naturale. Ho sentito voci, sospiri nuovi si confondono nel caos di questo venerdì e ci ho visto luci. Voglio stare senza pensieri. Ciao a tutti amici GD Ferro Team, questa sera siamo qui alla piscina del Blue Pool al Lido di Venezia per la quinta tappa di Miss Venice Beach. Come potete vedere è già stato allestito il tutto, il pubblico sta già arrivando perché dalle 7 inizierà l'aperitivo e poi dalle 8 la sfilata vera e propria. Mi raccomando, seguiteci nella diretta e non dimenticate di votare la Miss GD Ferro Team che accederà direttamente alla finale al Mosella Suite Hotel. Un bacio e buona visione! Miss Venice Beach 2023, tredicesima edizione, quinta tappa, Blue Pool, Lido di Venezia, presenta Elisa Bagordo. Eccoci, eccoci, io direi che un bel applauso, ce lo meritiamo, no? Ce l'abbiamo fatta, Elisa. Ce l'abbiamo fatta, Arianna, ce l'abbiamo fatta. Asuna, la nostra cantante in tournée con noi che ha vinto la seconda edizione, ovvero l'anno scorso, del Talent Cantanti. Complimenti, grazie. Asuna. Grazie anche a tutto il nostro corpo di ballo che insomma sono le miss fasciate della precedente edizione e saranno con noi tutta la serata negli stand, insomma, ad animare questa quinta tappa di Miss Venice Beach. Bene ragazzi, andate pure, siete state bravissime, anzi devo dire la verità, siete sempre più brave e più belle, l'estate vi giova. Allora pubblico, ce la facciamo, è arrivato il momento di conoscere le concorrenti di questa sera. E per conoscerle le chiameremo una alla volta, ma prima siete pronti? Un applauso? Ah, bene, 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 bene. Ma prima di conoscerle ancora voglio presentarvi colei che è venuta a spasso con me per il Lido di Venezia questa mattina, Miss Venice Beach in carica 2022, Anastasia Orru! Siamo proprio qui in centro palco, così ci vedono bene, siamo illuminate. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, ti sei divertita a girare in bicicletta per il Lido? Certo, tantissimo. Ma ti sei divertita di più qua, rilassarti in piscina?
piscina o in spiaggia oppure in giro in bicicletta? Guarda che mi conoscono tutti come una tipa sportiva, non farmelo dire. Ah vabbè, ok, no, ma io voglio svelare questo mito che tu ti vendi come una tipa sportiva, però visto che ti sei rilassata più, diciamo, piacevolmente qui nella piscina che in giro in bicicletta. Sì, lo metto. Va bene, diamo un in bocca al lupo alle nostre ragazze perché siamo pronte per conoscerle. Esatto, allora ragazze, mi raccomando, sorridete, guardate che bel pubblico che avete oggi qui al Lido di Venezia e ricordatevi di andare con calma perché più tempo state in passerella più i giudici possono vedervi. Ah, questo sì che è un bel suggerimento, brava Anastasia, brava, mi sei piaciuta. Bene, allora vai a prepararti perché so che tu hai un piccolo omaggio per i nostri giurati. Esatto. Allora vai pure a prenderlo perché i nostri partner e partner d'eccellenza che Miss Venice Beach sceglie durante l'anno hanno pensato un piccolo pensierino per tutti i nostri giurati quindi questa sera. Nel frattempo che Anastasia vi porta i vostri omaggi, io vado subito a ringraziare i nostri partner. Il Comune di Venezia Città in Festa, Venezia Spiagge con Blue Pool, Venezia Unica, Eiwa Sport & Spa, Audi Motor Class, My Sun Solari, Gioielli Leonardo, Borse BGHY, Blanket Unil, Salone Erika che ha curato le acconciature di tutte le nostre ragazze assieme a Sharon e ad Alessandra, La Fornasotta che ha realizzato lo scettro e il vetro della nuova Miss che vincerà il titolo di Miss Venice Beach 2023, Aria B Bikini, i nostri bikini delle Miss di Miss Venice Beach, i nostri partner del food, Consorzio Sigillo Italiano, Panpiume, Pescaori, Latteria Soligo, Coraia, ci siamo quasi, i media partner, il Gazzettino, Radio Wow, GD Ferro Team, Best Magazine, You Style e Antenna 3 che metterà in onda in prima visione proprio tutte le nostre puntate ogni domenica, quindi stay tuned perché se qualcuno di voi poi che ci sta seguendo anche online, salutiamo gli amici di GD Ferro Team e del Gazzettino, vuole rivedere il meglio della serata, lo può fare su Antenna 3 e anche in streaming sul sito di Antenna 3. Allora, Miss, ci siete? Siete pronte? Pubblico, giudice sovrano, io vi chiedo sempre di applaudire perché per tante di loro può essere la prima volta e quindi sentirvi vicini per loro è un grande aiuto. Numero 1, Laura Rivero, 16 anni, 1,60 m, arriva da Cavallino Treporti del segno dell'acquario. Thank you.
concorrenti di oggi sono terminate. Allora giurati, ci siamo, il dado è tratto, abbiamo la busta, ma prima voglio presentarvi le tre miss che premieranno questa sera, coloro che erano prima qui sul palco e vi hanno tenuto compagnia negli stand qui in piscina. Miss Venice Beach 2022, Anastasia Orru. Rossi!
vedo che tu hai già sbirciato, quindi prendi il microfono, lo faccio dire a te, guadagniamo il centro del palco. Allora, premetto che ci sarebbe stato un pari merito tra la terza e la seconda, ma la seconda è arrivata seconda perché ha vinto i 3 punti di Radio Wow. Quindi il suo video che è andato in onda sui nostri daytime di ogni giorno sulla Wow TV alle 20.45 è stato premiato dal pubblico. Lei sarà la nuova Miss di questa sera, Consorzio Sigillo Italiano, premiata da Nicole Perlini con lo zainetto delle carni, che non è più un zainetto ma è una cofana di carni, non so quanti chili dentro ci sono, di costate, hamburger e via dicendo. Una giornata a benessere nel centro Eva Sport & Spa, i prodotti solari, cosmetici di MySun con tutte le sue linee, dall'abbronzante all'attivatore al dopo sole, quelli che rispettano l'ambiente, insomma davvero il non plus ultra per la nostra estate, con 123 punti la numero 11 Asia Pizzan.
tutti i presenti, grazie alla piscina Blue Pool, grazie al Comune di Venezia, Città in Festa, Venezia Spiagge, Venezia Unica, Ewa Sport & Spa, Audi Motor Class, MySan Solari, Gioielli Leonardo, Borse PGHY, Blanc Duville, Salone Erica, La Fornasotta, Area Bibichini, Consorzio Sicilio Italiano, Pan Piume, Pesca Ori, Latteria Soligo, Coraia, Il Gazzettino, Radio Wow, Cini Ferro Team, Best Magazine, You Style e Antenna 3. Vi do appuntamento a domenica alle 14:50 per una nuova puntata di Tre Città e Sapori Miss Venice Beach, con un sacco di ricette, appuntamenti, musica, cantanti, moda, perché vedrete la puntata di Rosolina Mare. Ciao, grazie Lido di Venezia! Bene amici di Ferro Team, la tappa si è conclusa, purtroppo la terza classificata non è disponibile, ma ci procureremo subito la sua intervista per poterla fare, ma siamo qui con la seconda classificata Miss Consorzio Sigillo Italiano. È stata dura questa sera, anche perché eravate tante, eravate molto belle, anche una passerella molto complicata, molto difficile, però alla fine ce l'hai fatta. E come interpretazione hai portato Angelina Jolie? Un azzardo! Ci sono andata abbastanza giù pesante, però con il suo personaggio ho sempre avuto molta confidenza. Sì, beh, andarci giù pesante per poter ottenere le vittorie è sempre giusto, bisogna dirlo. Anche perché se non si rischia il tutto per tutto, cosa siamo venuti a fare qua questa Esattamente. Sera? Esattamente. Beh, detto questo, noi ci vediamo alla finalissima al Mosella Suite Hotel, anche perché ci sarà tutto il reality. Ci sarà anche il sabato delle Miss, dove andremo a conoscere le Miss più da vicino. E ci vediamo alla prossima volta. E adesso ci vediamo con la prima classificata della tappa del Lido di Venezia. Un bacio! E allora io finisco sempre con le scarpe in mano. Però sei sempre la più bella delle Miss. Dobbiamo dire che oggi è andata veramente bene. Abbiamo superato pure Carle con le visualizzazioni. Ma pensa che l'abbiamo superata, eravamo neanche a metà serata. Hai capito? Alla grande la tappa del Lido. Siamo andati solo che più su. Wow. È incredibile. Infatti a me è dispiaciuto farti l'interruzione, ma non potevo resistere a dirtelo. Hai fatto benissimo. Secondo me questo è proprio un traguardo per Miss Friends. Perché vuol dire che oltre a essere un concorso che nel presente, nel vivo del pubblico, c'è sempre tanta gente, anche comunque da casa siamo veramente molto seguiti. Tra l'altro dobbiamo anche ringraziarti, darci questa possibilità, perché pensa che pure le nonne delle Miss hanno ringraziata per aver portato la diretta. Guarda, è la cosa bellissima, perché ci scrivono e ci chiedono, ma e poi magari sai, le nonne non sono così social come i giovani, ma come noi, insomma, ecco. Quindi la cosa carina è che ci chiedono: signorina, mi hanno detto che si può vedere mia nipote nel cellulare, come faccio? Questa è la cosa bellissima, perché le nonne sono proprio parte della nostra famiglia, dei pezzi di cuore, e quindi guarda, sono davvero contenta, un saluto che riusciamo a portare le loro nipoti e Miss Venice nelle loro case. Assolutamente, anche perché ricordatevi nonne che comunque noi siamo anche presenti alla super finalissima. Sempre presenti. E tra l'altro Eli, pensa che avevamo anche preso un po' paura all'inizio, perché con tutti i problemi tecnici mi hanno detto che non sia che il pubblico dopo ci abbandoni. No. Invece il pubblico, nonostante i problemi tecnici, aumentava e dava sostegno a Miss Venice, perché si vede sempre nel nostro lavoro. Queste, Giulia, sono delle cose che possono succedere. È il bello della diretta. È il bello della diretta, si lavora, i nostri tecnici hanno lavorato egregiamente, ci è dispiaciuto, abbiamo dovuto spegnere il monitor, però ovviamente quando c'è un sovraccarico di energia, ultimamente abbiamo tutti i problemi anche a casa con l'energia, non ce n'è così a sufficienza, quindi può capitare anche questo, dobbiamo diciamo diventare anche un po' più sostenibile, quindi noi questa sera ce l'abbiamo messa quindi, tutta. Quindi se c'è uno sponsor di pale eoliche, noi li prendiamo. Va bene ragazzi, vi do appuntamento la settimana prossima, altra doppietta di date. 4 agosto a Bibbione in Piazza Fontana, 6 agosto torniamo sul palco di Piazzale Italia a Sottomarina. Quindi vi aspettiamo numerosi in presenza e anche live. Mi raccomando, bisogna battere anche il Lido ora. Ciao amici! E siamo qui con la prima classificata della tappa del Lido di Venezia, qua alla vicina Blue Pool. Tu tra l'altro avevi la tua curva di tifosi vicino al mio orecchio, quindi io ogni tua uscita diciamo che ho perso un timpano, però diciamo che tutto questo tifo ha dato i suoi frutti. È servito molto.
e soprattutto tu hai interpretato la Barbie, ma l'hai interpretata in un modo, perché come avete visto sono state varie interpretazioni anche appunto di molti personaggi, ma tu l'hai interpretata nel modo migliore, infatti sei stata la vincitrice, anche perché l'abbiamo vista in quest'abito stupendo confetto scendere le gradinate e farci vedere proprio il vero stile di Barbie, e questo ha conquistato sia il pubblico di GD Ferro Team sia il pubblico dei giudici e sia il pubblico qua della piscina Blue Pool. Sei stata contenta di questa vittoria? Felicissima, molto inaspettata tra l'altro. Prima volta? Che vinco? O che partecipi? A Miss Venice Beach? Sì, è la prima volta che partecipo. E che vinci una corona? No, ho già vinto. Vabbè, ce la potevamo aspettare. Ma come volevamo chiedere, perché ce l'hanno chiesto anche in diretta, come mai tu non eri presente nel film Barbie? Perché alla fine, giustamente, la somiglianza c'è. C'era, evidentemente non era abbastanza. Hanno perso il numero di telefono. Esatto. Hanno perso il numero di telefono. Esatto. L'abbiamo capito adesso, amici GD Ferro Team. Aveva fatto il numero, il casting era andato bene. Hanno perso il contatto telefonico. Caspita. Però sul sequel ci sei, giustamente. Sì. Insieme a Margot Robbie, che fanno sicuramente una super porca figura. Esatto. Su questo non possiamo dire nulla. Io e la Miss Leonardo Gioielli, la vincitrice della quinta tappa di Miss Venice Beach, qui al Blue Pool del Lido, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima tappa, che sarà a Bibbione venerdì 4. E mi raccomando, seguiteci tantissimi anche in quella diretta, perché dobbiamo votare Miss GD Ferro Team. Un bacio e alla prossima, ciao!